Il Papa in Puglia per partecipare al G7, primo pontefice nella storia a prendere parte ad un evento del genere. È avvenuto il 14 giugno, intorno alle ore 12, quando Francesco è atterrato con il suo elicottero a Borgo Ignazia. Ad accoglierlo il presidente del Consiglio italiano Giorgia Meloni, a seguire subito i primi incontri bilaterali, quelli con il presidente ucraino Zelensky, con il capo di Stato francese Macron e con il primo ministro canadese Trudeau. Successivamente l'intervento alla sessione comune con un discorso incentrato sull'intelligenza artificiale. Il Papa ha ricordato l'importanza di perseguire il bene comune e ha parlato in particolare dell'impiego delle nuove tecnologie nelle situazioni di conflitto. Nessuna macchina dovrebbe mai scegliere se togliere la vita a un essere umano. L'intelligenza artificiale, ha ripetuto Francesco, non può cancellare la centralità dell'essere umano. Condanneremo l'umanità a un futuro senza speranza se sottotraessimo alle persone la capacità di decidere su loro stesse e sulla loro vita, condannandole a dipendere dalle scelte delle macchine. Serve dunque un approccio etico, nuove regole e un ruolo forte della politica per strutturare l'affermazione di questo nuovo paradigma tecnologico. Affinché questi ultimi siano strumenti per la costruzione del bene e di un domani migliore, devono essere sempre ordinati al bene di ogni essere umano. Devono avere un'ispirazione etica. Al termine della sessione comune, altri incontri bilaterali, dal capo della Casa Bianca Biden fino al presidente turco Erdogan e a quello brasiliano Lula, 10 in tutto i faccia a faccia avvenuti in Puglia prima di decollare in direzione del Vaticano intorno alle ore 21.